Stanchezza persistente, difficoltà di respiro durante gli sforzi, dolori articolari, ansia, depressione, problemi del sonno, disturbi gastrointestinali. Sono alcuni dei sintomi del cosiddetto long COVID. Le conseguenze, a distanza di almeno 4 settimane, ma che possono persistere anche dopo un anno, dell'infezione da SARS-CoV-2. I sintomi sono presenti in maniera molto più frequente nei malati che abbiano avuto COVID in forma grave. Inoltre c'è da aggiungere che l'impressione che i pazienti che hanno contratto la malattia in quest'ultima ondata più raramente abbiano sintomi a distanza, questo forse anche per effetto della vaccinazione. Un elemento che misura l'importanza della vaccinazione anche in età pediatrica. Ma è soprattutto importante per evitare la complicanza post-infettiva che è la MIS-C, cioè la malattia infiammatoria multisistemica che colpisce i bambini appunto dalle 2 alle 6 settimane dopo la fase acuta. È una complicanza importante, pesante e il vaccino aiuta proprio a non averla. 3 dosi di vaccino hanno ancora oggi un'efficacia del 66% nei confronti del contagio e del 91% rispetto ai sintomi gravi della malattia, mentre in partenza anche in Veneto la nuova campagna per la quarta dose. Per i soggetti, come dire, fragili e sopra gli 80 anni, quindi è opportuno che tutti, la comunità, sia cosciente di questa opportunità che viene offerta per appunto combattere questa malattia.